Salve a tutti ragazzi, qui è Chunky che parla e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi, come potete vedere, vi porto il Mega Starter Pack di Adrenaline XL Calciatori. È abbastanza grosso, quindi ecco qui non si vede tutto sano, vabbè. Inoltre, oltre a questo, ho comprato pure altre tre bustine che aprirò in un video a parte. Prima di cominciare voglio cogliere l'occasione per fare gli auguri di un buon compleanno al mio Palermo, yeah! Che oggi, primo novembre, sì, perché sto registrando il primo novembre, sabato 1 novembre, compie ben 114 anni, non come un'altra squadretta della Sicilia che si crede la migliore, ma è nata soltanto ieri. Quindi il riferimento è puramente casuale, ovviamente. Ma comunque, andiamo ad aprirci questo Mega Starter Pacco. Ho ancora tutta la confezione, dove è un qualcosa di gigante, veramente. Vi faccio. No, ecco, così si vede. C'è qua pure la guida. Adesso stacco tutto e comincio ad aprire. No, si è portato tutto. Oh my god, sì. Yeah, sembra un uovo di Pasqua. Vabbè, ma comunque. Comunque il costo è 8,90 €. Non so se lo vedete qui. Forse sì. No. Adesso sì, ok. È 8,90 €. La guida poi, vabbè, non. È come tutti gli anni, penso. Quindi non penso ci sia bisogno di farvela vedere. Anzi sì, vi faccio vedere soltanto il Palermo. Ah, comunque in ogni video di apertura comunque a tema calciatori ci sarà la mia piccola pallina del Palermo. Tanto per far capire che squadra tifo. Ovviamente io tifo solo e soltanto Palermo. Niente, nient'altro, solo Palermo. Per me esiste solo il palo. Ok, andiamo subito ad aprire questa guida ufficiale, dai, la apro. Tanto mi sono veramente sorpreso quando il mio edicolaio, edicolante aveva. Secondo me è meglio dire edicolaio. Però si può dire anche edicolante, ma comunque. Aveva questo Mega Starter Pack perché proprio di solito non c'è niente. Invece quest'oggi mi ha sorpreso molto, proprio. Ho detto wow! Che cosa mi sta dando davvero il Mega Starter Pack? Ma com'è possibile? Ahia, mi sono pure graffiato. Vabbè, comunque. Ecco qui la guida. Guida ufficiale. Il mio Palermo. Ah, comunque voglio ringraziare tantissimo un ragazzo che mi ha dato il codice per riscattare online lo scudetto del Palermo. Ho vinto, non è questo, però comunque. Lo scudetto del Palermo. Veramente voglio dire grazie, grazie. Allora, qui c'è una prima illustrazione. Poi qui. Le regole, ma andiamo al Palermo. Giocare è facile. Ah, guida alla collezione. Vi fa vedere tutte le carte che è possibile trovare. Qua abbiamo le stelle, mister, muro di dimensione. Esperti, la novità assoluta. Ma anche i mister è abbastanza. Vabbè, comunque qua ci sono gli idoli della curva. Ah, comunque ho scoperto che per il Palermo c'è l'idolo della curva, difensore insuperabile e poi la campione, c'è una carta campioni che è Paolo Dybala. Quindi la voglio trovare assolutamente. Ah, i fuori classe sono così. Non so se li vedete, qua i loghi. E vabbè, il trofeo della Serie A. Vabbè, comunque. Dov'è il Palermo? Eccolo qui, il mio Palermo. Oh, che bello. L'isola risponde presente. No, non lo vedete. Dopo un solo anno al purgatorio, la squadra ritorna. Tecnologia, maestro in funzione di plasmare un gruppo molto giovane. Sicuro a venire la baby coppia gol di Belotti. Ovviamente. Oh, qua c'è Francesco Bolzoni. Grande ciccio. Qua il capitano. Edgar Barreto. Ezequiel Muñoz, quello con top difesa. Top attacco Belotti, davvero. LOL. Occhio a. Vabbè. Poi cosa c'è? Vediamo un po'. Le card mister, che sono molto utili. Ho notato sul TCC online. Le limited edition, che belle. Due si troveranno a Lucca Comics, una nel giornalino mi pare, un'altra che non ricordo dove. Vabbè, comunque. E ecco, qua vabbè, per ordinare le carte. Comunque sono già 4 minuti e non ho aperto un cazzo. Andiamo subito ad aprire. Allora. Sì. Vabbè. Quello che contiene il Mega Starter Pack lo vedrete adesso. Dimmi che non si è rovinata la Limited Edition. Ok, io di solito la Limited Edition trovo sempre la Supercoppa praticamente. Vediamo, vorrei trovare lo scudetto. Lo scudetto, la. Ok, non si è rovinata, buono. Vabbè, la cosa della serie, avete capito. Tu stai qua, bravo, fermo. Allora, vediamo la card. Fum.
Abbiamo trovato. No, sì, è la Serie A, l'ho scritto la Serie A. La coppa, anzi, il trofeo della Serie A. Ok, buono. Mi piace, molto bello. Limited edition, semplice. Ok. Vabbè, la mettiamo qua. Ci sta benissimo. Allora, non mi hanno messo tutto. Ok, c'è questa e la devo salvare per forza. Chi è questo tizio qui? Comunque, vabbè. Questa che non vi ho mai fatto vedere è con Bernardeschi, Darmian, Florenzi, Tony. Non riesco a capire chi è. Oh mio Dio. Boh, vabbè, lui. Non c'è quella con Belotti. Non è giusto. Qua abbiamo la Game Board. Come tutti gli anni. Che odore. Lol. Niffiamo le carte, evviva. Qua c'è la checklist. Non sono indicate le fuori classe con quelle altre. Peccato, peccato. Ok, questa. Lasciamo così. Questo lo mettiamo così. Ci fa un bello sfondos. Tanto è caduto. Oh, facciamo qua. Uè, mamma mia, che bello. Wow, ok. Ok, abbiamo qua le quattro bustine che andremo ad aprire. Facciamo così. Yes. Ok, mi devo salvare le bustine perché non si sa mai. Comunque sì, me lo devo salvare. Va, stop. Punto. Speriamo di non tagliare niente, ovviamente. Perché altrimenti io. Ah, tutto. Tipo trovo una fuori classe e non mi si. No, no, si sta rompendo già. No, non è possibile. Ok, si è salvata. Salvata in extremis. Ok, ovviamente cerco carte del Palermo, soprattutto. Perché l'altra volta non ho trovato niente, praticamente, soltanto la Zar. Che poi era pure la stella. Anche se io stella l'avrei dato a Franco Vasquez. Per. Vabbè. Comunque abbiamo il Bin Ekdal. Segnato tripletta contro l'Inter. Perché tutti al contrario? No dai, primo doppione, Coppola. Pasqual. Sono tutte al contrario. Capitano. Tutte Cassani doppio. Oh, ma Gonzalo Bergessio. Tutte. Cristian Maggio. Ok, niente foil. Tutte al contrario, incredibile. Vabbè. Non c'è da aprire pure questa. Io però dovete scendere. Non è che. Scendete. Vabbè. Va bene così. Ora taglio tutto, taglio tutto, taglio tutto. L'ho tagliata. Stavolta mi sto tagliando io invece. It's incredible. Ok, non troveremo niente in queste bustine. Sicuro. Si è visto il codice. Oh mio Dio. David Pizarro, che se non sbaglio ce l'ho pure. Oh, tutte doppie. Martic, oh, questo mi manca, incredibile. Di nuovo. Doppio. C'è la foil. La mettiamo da parte. Se sicuro è. No, tutte doppie, non ci credo, ragazzi, tutte. Chissà che onda. Però forse ce l'ho pure doppio. No, forse no. Vabbè, il pallone, eh? Ah, è della Lazio. Candreva, idoli della curva. Non male. Abbastanza carina. Guarda, qua c'è tipo. Sembra un affresco. Lol. Ok, una foil, buona, la mettiamo qua. Ok. Incredibile quante doppie sto trovando. Boh, vabbè. Perché cade lo scudetto? Anzi, la coppa della Serie A. Della Serie A team. Oh, ok, andiamo a tagliare pure qua. Oh, la prossima la posso proprio strappare, posso farci di tutto. Faccio vedere sempre il codice, non è giusto. Non è una cosa buona. Ok, c'è un'altra foil. Ok, forse ho finito di salvare le bustine. Abbiamo un Vila. Ma è messo a fuoco? Sì, dai, più o meno. Oh, cominciano tutte queste carte girate. Antonio Balzano. Minchia, ma me lo volete levare sto coso? Cioè, boh. Veramente, è impossibile. Oh, tutte, boh. Comunque qua abbiamo Marcelo Larrondo. Sbaglio un rigore, se non sbaglio contro l'Inter, forse, boh. Lulic, mi sa che c'è una campione. Esattamente, Paolo Cannavaro, campioni. Ci hanno fatto Paolo Cannavaro. Vabbè, ma comunque, scelta abbastanza discutibile, però. Beh, anche il Sassuolo che merita una campione, ce l'ha. Ed è Paolo Cannavaro, che così ti viene. Molto belle le campioni. Vabbè. Ah dai, almeno non è stato un'apertura senza niente. Però sto pallone della Serie A ha rotto un pochettino. Andiamo, ultima bustina che posso sfasciare. Yeah. Molto Powa. Oh, che bello. Allora abbiamo. Questa la butto a terra.
Abbiamo Roncaglia, ancora nessuno del Palermo. Bah. Neto doppio, lol. Pasqua di nuovo, incredibile. Gokaniller, Sulley, Muntari e per finire Gabriel Paletta. Vabbè ragazzi, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che abbiamo trovato come foil queste due, poi abbastanza scarsa come apertura, vabbè. Comunque, niente, mi raccomando, lasciate un bel like per altre aperture dei calciatori Adrenaline. Questo è tutto, alla prossima da Sharm. Ciao ragazzi.